Siamo con Paolo Bettini sul traguardo della seconda tappa della Tirreno Adriatico. Allora, una tappa importante, una corsa importante dopo il Giro d'Italia. La Tirreno Adriatico è la corsa a tappe più importante della nostra nazione. Follonica ha risposto alla grande, una bella giornata, tanta gente, tanto entusiasmo. Sì, la Tirreno è sempre stata una gara molto importante, negli ultimi anni si è ancora trasformata. Prima era un po' il banco di prova per le grandi classiche, adesso è un banco di prova oltre che per le grandi classiche, per le squadre degli uomini che vogliono far bene al Giro d'Italia, per affinare i meccanismi di squadra. Pertanto è un mix notevole, grandi campioni, perché ci sono tantissimi campioni al via e questo porta anche tanta gente. Follonica, come ha detto, ha risposto molto bene, siamo su un lungomare bellissimo e oggi ruote veloci, tappa facile, ma poi quando di facile non c'è mai niente. Assolutamente. E l'hai detto, insomma, tanti campioni, da From, Annibali, a Sagan, Aru, quindi veramente tanto spettacolo. Credo che manchi Quintana e basta dei big. Sì, vero, manca Nairo, ma diciamo che quelli che ci sono rendano la corsa molto molto interessante. E Nibali, Aru, purtroppo quest'anno manca Michele Scarponi, che l'anno scorso ci ha lasciato. Davvero questa corsa è dedicata, fra le altre cose, proprio a lui, un personaggio straordinario, un grande campione, ma soprattutto un grande uomo. Sì, un grande amico per quello che mi riguarda, un amico che non c'è più, una corsa che, ma non solo questa, anche questa che lo ricorda. Domenica arriveremo a casa sua, arriveremo sulle sue strade, ce lo portiamo dietro, perché Michele era uno di noi, era il primo nella fatica, nella difficoltà, a metterci il sorriso e a fare una battuta per smorzare e per farci capire che i problemi erano altri. E purtroppo adesso non c'è più, ha lasciato un vuoto a tutto il mondo del ciclismo, ma non è poi così troppo lontano, dai, lui ci guarda da lassù. Grazie a Paolo Bettini. Prego. Ciao. Grazie.